Nome: Simone. Matteo. Cognome: Picchi. Caro Tenuto. Soprannome: Orguamentale. Ornamentale. Ce n'ho avuti un miliardo da piccolo. Forse l'ultimo è Simone Workout, visto che è il nome del canale. Ormai mi chiamano tutti così, pure amici miei, quindi... Età: quasi 29. 24 anni. Peso: 83 kg. Peso di stamattina 78.2 kg. Quindi stiamo scendendo, stiamo procedendo bene. Altezza: altezza 1,78/1,80. 1,74. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti tanti anni fa su Facebook, ma si parla veramente di un secolo fa. C'erano dei gruppi Facebook inerenti al fitness e praticamente lì cambiavamo le varie opinioni. Io seguivo molto quello che diceva Matteo, perché già ai tempi lo reputavo comunque un grandissimo coach, e quindi da lì poi è passato un po' di tempo, siamo invecchiati. Da quanto tempo siete amici? Allora, ci conosciamo dal 2015-2016, ma siamo amici diciamo dal 2017. Da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, quindi era l'aprile del 2017. Top 3 sgarri preferiti: pizza, sushi, una buona birra. Top 3, qua lo sto di davanti al coach mio, è un po' macello. Allora, sushi, lo sapete, mi piace molto il sushi. Bisteccone, proprio di quelli alti, da tipo 10 kg, con tutte patatine fritte vicino, spettacolare. E poi gelato. Top 3 esercizi preferiti: trazione alla sbarra, stacco da terra, la chest press, perché come esercizio di spinta mi piace tantissimo. Stacco da terra, squat, se c'è una buona leg press... Perfetto. Top 3 serie Netflix preferite. Allora, Prison Break al primo posto, ma proprio per distacco. Cioè, come fai a non dire Prison Break? Voglio sapere come fai a non dire Prison Break. Spartacus, serie clamorosa che consiglio tantissimo. E La Casa di Carta, regà, che mo deve uscire l'altra stagione, non vedo l'ora. Io direi, in primis Lost, Stranger Things e poi One Punch Man. Genere di film che guardi? Io direi sul fantasy, fantascienza. I porno posso dire, Matteo? No, non lo dico. No, no, quando ero piccolo facevo, adesso... Film d'azione, di avventura. Genere di film che non guardi? Dico gli horror, che sono il genere peggiore. Io ho paura, regà. Ma io ci sono andato una volta a vedere un film horror al cinema. Ma che sei matto? Una paura, stavo lì, non guardavo niente poi. Mai visto un horror in vita mia, mai, non ce la faccio, non riesco. In questo momento sei in massa o in definizione? Che non si vede? Matteo, mi sta abbassando le calorie, in definizione. Ti piace allenare il petto? Non mi fa impazzire, una volta sì, una volta ero il classico tipo tutto petto, niente cosce, poi le cose sono cambiate. Sì, molto. Prima no, adesso sì, moltissimo. La schiena? Molto, molto. La schiena proprio, allenerei la schiena tutti i giorni. Io faccio trazioni tutti i giorni anche quando non me le metti nel programma. E sempre, tutti i giorni. Le braccia? Mi. Le gambe? Assolutamente sì. Le gambe è un amore e odio, nel senso che sto sempre infortunato al ginocchio tutti gli anni. Sono 9 mesi infortunato al ginocchio e 3 mesi alleno le gambe. Tra di voi, chi è il più bello? Dico Matteo assolutamente, con tutta la sincerità, che se no mi abbassa i carboidrati sto stronzo. Grosso. Per il momento Matteo. Definito. Il più definito? No, sempre Matteo adesso. Attualmente mi prendi un attimino in contropiede. Matto. Io sono scemo. Mi sa che vinco abbastanza facile, ma vabbè, ma questa vinco facile con quasi tutti, cioè, non c'è da vantarsi. Intelligente. Modestamente. Io. Facciamo un test. Che è il test, scusa? La capitale del Kazakistan? Non ci sono stato l'altro giorno. Mo non mi viene. Astana, capitale di gloriosa nazione di Kazakistan. Avete visto Borat? Io davvero, sì. Sono stato a... No, a capitale, la seconda capitale. E la prima non mi viene. Del Canada? Ottawa. Sapete perché la conosco, perché mi piacciono le ragazze formose. L'Ottawa, questa è brutta. Esci da questa casa. Quando c'è stata la seconda guerra mondiale? Nel 1940-43, vabbè, non è che devo dire proprio l'anno esatto. 39-43 mi pare la fascia. Settembre 39, settembre 45. Attuale presidente della Nigeria? Abdelrasak. Famosissimo Abdelrasak. Tra me e mia sorella sappiamo tutto, qualsiasi cosa, però questa la sa lei. 7x9? 63. 63. Hai mai pensato di cambiare macchina? Direi di no. No, non ho capito, scusa. Come te permetti? Cioè, no, vai avanti con le domande. Hai tatuaggi? Se sì, mostraci. Sì, me lo sfoglia, madonna. Allora, seconda. Il bello è che mi danno o del fascista oppure dicono che è la bandiera dell'Albania. No, non c'entra niente, forse qualcuno di voi lo riconosce.
ammetto che quando l'ho fatto ero giovane. C'ho questo sul braccio, tutto il braccio. Poi vabbè, vedete le serie su YouTube, raga, cioè che voi devo far vedere. Cosa ne pensi dei tatuaggi dell'altro? Beh, sono sincero, non è per qualcosa veramente molto brutto. Basta, ma sono troppi. Adesso parliamo solo con Matteo. Cosa ne pensi del percorso che ha fatto Simone finora? Beh, Simone ha fatto veramente un bel percorso, partendo proprio da una situazione, non dal punto zero, ma dal meno uno. Adesso si deve impegnare per migliorare. Credi che sia un ragazzo disciplinato? Abbastanza. Dove dovrebbe migliorare di più? Quando Simone ci si mette, non lo ferma più nessuno. Però, Simone, te ce devi mettere. I suoi gruppi muscolari migliori? Anche Simoncino ha una bella schiena, Nonostante qualche problemino di percorso, le cosce non sono niente male. Fai un rimprovero a Simone. Simone, basta con queste ragazze, basta. Una al massimo, mamma mia. Adesso andiamo da Simone. Ah, sto da solo. Simone, ma che occhiaie hai? Quanto hai dormito stanotte? Nottataccia, nel senso che mi sono addormentato alle 3:30 e mi sono svegliato alle 6:15, ma non per colpa mia, cioè io lo dormi di più. Matteo mi fa, oh, ci vediamo alle 8 in palestra, ma com'è? Cosa ne pensi del percorso che hai fatto con Matteo finora? Sinceramente sono molto molto contento di tutto il lavoro che abbiamo fatto, cioè Matteo mi ha letteralmente stravolto e mi ha letteralmente trasformato. Se vi ricordate com'ero 2 anni e passa fa, le cose sono cambiate, ecco, quindi... Reputi Matteo un bravo coach? Un bravissimo coach. Pensi che Matteo sia un coach severo? Il giusto, diciamo, cioè, quando ci si mette... Dove vorresti migliorare di più? Bene, abbiamo parlato prima, lontano dalle telecamere, le braccia restano comunque un gruppo molto carente. Torniamo ad entrambi. Oh, bella Matteo. Da 0 a 10, quanto è piacevole l'allenamento nella tua vita? 10. Il cibo? Io direi un 8:30 pieno. Direi un 7:30/8. Il cardio? Che? Direi un 5. Il sesso? 10, cioè come allenamento uguale. Io sono maschio non praticante. Che hai detto? Guarda che ti caccio di casa veramente, I soldi? Beh, i soldi io direi un bel 9. Contando che con i soldi ti puoi allenare e puoi mangiare, io direi un 8 pieno. I videogiochi? Una volta avrei detto 11 e oggi purtroppo è rimasto ben poco tempo. Videogiochi? Questa è una domanda un po' particolare, perché io quando ero piccolo giocavo molto alla PlayStation, ma principalmente a un gioco, PES, e poi che poi è diventato FIFA, perché poi dopo mi sono spostato su FIFA. Comunque tutti i giochi di calcio ero malato ed ero fortissimo. Cosa ne pensi quando qualcuno ti fa una critica? Se è sensata, l'accetto ben volentieri, può aiutare tanto tanto tanto. Allora, quando qualcuno mi fa una critica, dipende che critica è, nel senso, se è una critica tipo un insulto, roba varia, cioè per me non ha alcun valore, proprio non mi toccano. Mentre se è una critica invece costruttiva e sensata, l'apprezzo molto volentieri, dipende anche come mi viene fatta una determinata critica. Esprimi 3 desideri. Perché vi devo dire a voi desideri, mia scusa? Cioè, poi desideri non mi deve dire. Piacerebbe tanto avere occasione di viaggiare di più, di muovermi di più. Secondo desiderio, non sarebbe male mangiare senza ingrassare. Il terzo, però sto esagerando probabilmente, ma io direi un centimetrino in più sui polpacci non è che mi dispiacerebbe. La prima Power Challenge l'ha vinta Matteo. Chi vincerà la prossima? Ma veramente mi vuoi risfidare? Nella prima Power Challenge che ho fatto con lui, la prima e unica che ho fatto con Matteo, che tra l'altro è stata molto apprezzata, nonostante ho preso una sveglia clamorosa, ma ho perso proprio male. E io poi il bello, poi andatela a vedere perché è una figata assurda. Si vede io che ero convinto di vincere, cioè dicevo, vabbè, sto a vincere, perché eravamo tutto a tempo, noi non sapevamo i tempi che stavamo facendo, quindi poi ho preso una sveglia allucinante. Adesso secondo me andrò molto meglio, non so se vincerò, ma sono sicuro che il distacco sarà minore. A quale condizione deve arrivare Simone quest'estate? Quindi arrivare a una condizione finale, maggior tiraggio possibile, mantenendo però i volumi, non so se mi sono spiegato. Sul video di Ostia Beach ce deve sta lui, ce devi sta te Simone, te con sto fisicaccio. Comunque non è Ostia Beach, è Ostia Lido. Ah, rifacciamo. L'intervista è finita, chiudi il video a modo tuo. Io lo so, ma perché devo fare una cellula? Me ne vado a dormire, ciao a tutti, bello. Ciao. E non mi veniva niente. A posto. Cioè veramente, i 3 desideri, viaggiare, avere 1 centimetro più di polpacci e... Tra intervista doppia, ragazzi, mi hanno dato sti pannelli da Amazon, tutti rotti, e li devo andare a fare il reso perché, cioè, ci stanno tutti i segni dietro.
Mi spedisci, sì. Allora, Michele, quello che ci stava a parlare prima. Okay. Michele, sei una m***a, vattene una m***a. Io dico sempre, tutte le volte che ogni volta si parla di lui. Dovrei far finta di ridere, tipo, un momento. Cioè, fammi ridere, Matteo. Ma Michele, se ti senti tutto sto discorso, raga? Non lo so, un pezzo. Michele, io ti saluto e ti ringrazio e vattene una m***a.